È un periodo dove tutti siamo bloccati a casa, di conseguenza anche i nostri cani lo sono. Dobbiamo sottostare a delle regole molto molto restrittive, ma necessarie per la sicurezza di tutti. Avendo cani molto molto attivi, impegnativi, non possiamo fargli fare la giusta quantità di moto che richiederebbero perlomeno non tutti. Però una cosa che possiamo fare è tenerli attivi mentalmente con dei problem solving o degli esercizi di attivazione mentale. Questi esercizi si possono fare anche a casa, non è necessario avere tanto spazio, giardino. E più o meno a parità di tempo l'attivazione mentale equivale a 5 volte di più dell'attività fisica, stanca molto molto di più il cane. Ovviamente andrebbero equilibrate entrambe. Ma non potendo far svolgere la giusta attività fisica, almeno cerchiamo di farli scaricare il più possibile, come possiamo. E vorrei proporvi in questa serie di video vari esercizi di attività mentale, problem solving, fattibili bene o male da tutti, anche da cani inesperti, da cuccioli. Vediamoli! Ma prima iscriviti e attiva la campanella con le notifiche per non perdere i prossimi video. Occorre un tubo spesso di cartone chiuso sul fondo. Potete chiuderlo con un pezzo di carta e dello scotch carta. Servono anche pezzi di carta o fogli di giornale, che verranno impilati nel tubo con i vari bocconcini. Più strati usate e meno bocconcini usate, più sarà complicato, e viceversa. Come commento al video vi parlerò delle regole e degli aspetti di queste attività. Aiutano il cane a diventare più consapevole di se stesso e delle proprie capacità. Possono prevenire problemi di comportamento ed essere un valido aiuto in recuperi comportamentali. Insegnano al cane l'autocontrollo e la gestione della frustrazione, ma sempre se fatto gradualmente. Possono riattivare anche cani apatici o anziani e lavorano sulle singole competenze del cane. Come tante altre attività, rafforzano anche il binomio. Ora vediamo le 5 regole fondamentali. La regola numero 1 è svolgere questi giochi in un luogo tranquillo e familiare. La regola numero 2 è imparare a leggere le reazioni del nostro cane, in modo da modificare e modulare la sessione successiva sulle reazioni che ha avuto in quella precedente. La terza regola è avere pazienza, dato che non deve vincere nessuna gara, deve sviluppare semplicemente delle competenze. Ogni sessione dovrebbe durare massimo 15 minuti. La quarta regola è di lavorare con un cane alla volta e di scegliere un'attività per volta in modo da lavorare sulla singola competenza e svilupparla al meglio giorno dopo giorno. Se il cane non fa progressi o è demotivato in partenza, dobbiamo proporre lo stesso esercizio ma semplificato. Farlo in un luogo tranquillo, alzare la motivazione con premi più gustosi e sfruttare quando ha fame. E soprattutto non mischiare gli esercizi tanto per provare. La quinta regola è non dare gratificazione al cane né durante né dopo l'esercizio e non va aiutato o rimproverato. Il cane va sorvegliato e si autogratifica svolgendolo e deve svolgerlo per se stesso, non per noi. Se il video ti è stato utile, metti like e condividi. Noi ci vediamo ad un prossimo video.